ricchezza della gente che sa in campi culturali. Incontriamo qui a questa manifestazione Marco Oreggia, che è un giornalista e sta qui in qualche modo in veste professionale, perché è esperto un pochino di tutta, diciamo, il tessuto dell'agroalimentare qui della zona, e gli chiediamo effettivamente se, mi sembra insomma voce abbastanza autorevole, per chiedergli una conferma dell'allarme di tutta questa gente che sta qui manifestando. Guarda, è uno scempio, questo è un quadrante importantissimo dal punto di vista alimentare, c'è un tessuto produttivo enorme, qui siamo praticamente, questo lato sinistra dell'Ardeatina è praticamente la zona di denominazione di origine protetta della DOP Marino, uno dei vini più conosciuti a livello internazionale, poco più vicino c'è Frascati, c'è pieno di produttori ad alto livello con un impatto internazionale che si troverebbero improvvisamente ad avere una discarica a poche centinaia di metri o a qualche chilometro al massimo. Qui in zona è pieno di produttori di olivi, di produttori caseari, è piena di gente che coltiva orti e fa produzioni urticole, qui c'è agricoltura nuova che fa produzioni orticole ad alto livello, che dà lavoro a tantissima gente. Per poter pensare di mettere una discarica così a cielo aperto vicino a una zona con un indirizzo agricolo è veramente una follia, io non comprendo come si possa pensare di buttare dall'alto una decisione di questo tipo, è vergognoso, ci sarà una ripercussione, mi sono già mosso in questi giorni dal punto di vista agroalimentare a coinvolgere tutti i produttori, consorsi, denominazione di origine protetta del vino che sono veramente a poche centinaia di metri da qua, è vergognoso. Senti Marco, mi ha detto... Scrivi un articolo, spero anche su questo, per sensibilizzare un pochino anche i tuoi lettori. La gente qua dietro ci suggerisce c'è anche il divino amore, quindi insomma, volevo chiederti, questo vino di cui ci parlavi è il Marino insomma conosciuto in tutto il mondo? Guarda, qui siamo ai piedi dei Castelli Romani, una delle zone più importanti di produzione vitivinicola regionale, qui abbiamo denominazioni famosissime, Marino, Frascati, che sono veramente a pochi chilometri di distanza, queste vigne che vediamo in distanza veramente di poche centinaia di metri sono di produzione di vino a denominazione che danno lavoro a centinaia e centinaia di agricoltori locali che conferiscono uve. La Gotto d'Oro è una delle più importanti cooperative, la discarica gliela fanno a 10 metri, io mi chiedo come si può pensare di far calare all'alto uno scempio di questo tipo, quando noi cerchiamo di rivalutare le periferie e di dare un indirizzo agricolo, io sono scappato dalla città per venire nell'agro romano, per trovarmi le pecore che sono appena passate mezz'ora fa qua davanti e tutti i giorni passano la mattina e la sera, è vergognoso che ci sia queste decisioni all'alto. Grazie Marco, ti rimandiamo anche per un parere, diciamo, qualificato su Libri TV per vedere queste interviste. Grazie ancora. Quanto vogliamo e inizia il presidio. Bene. Poi però io direi che bisogna anche organizzarci con gli altri, perché bisogna fare dei turni per stare lì e fare in modo che ci sia una presenza qua. Facciamo due volte giovedì qua, presidio. Giovedì in Campidoglio alle 15. No, se ci spostiamo, scusate, se ci spostiamo. Perché se dobbiamo spostare? Ma che è davanti all'ingresso 2? Perché è là che si cioè se tutta sta gente c'è giovedì, se tu vuole dire allora io dalle 10:30 stamattina te non c'eri in regione, è dalle 10:30 che sto là, non mi rompete le scatole, perché io questa battaglia sono 2 anni che me la faccio, 2 anni, e non è perché è qua, stavo a Selbotta, stavo alla Solfatara, stavo da tutte le parti e non mi pare che ho visto tutta sta gente, 2 anni, io ci sono sempre stato. E per questo che ti hanno rivoltato, che io quel pezzo ti hanno rivoltato, se non ti rivoltavo, ti hanno visto sul posto, e per questo ti hanno rivoltato, e questo se ne va a quando c'è dei problemi. Quando ero andato io non ho visto queste cose. Oh, è la
due anni fa, ma non fa dare la due anni fa, ma ancora. E lui che l'ha buttato in qui. Ma non deve rompere il coglione. Guarda qua. Rappresentativi lì, perché là stiamo prendendo anche le azioni, quindi io vi invito, chiaramente le persone che si conoscono e che oggi lo sto dicendo, di andare, di venire insieme a noi giovedì prossimo alle ore 15 in Campidoglio. Per il resto, fare questo blocco in questo momento, secondo me, non ha senso. Giovedì prossimo e dopo domani. Giovedì prossimo e dopo domani. Oggi abbiamo fatto una grande manifestazione, scusa, una grande manifestazione, perché c'erano televisioni, Rai 3, c'era la 7. Questo è importante perché si dà una grande visibilità a quello che è stato fatto oggi. Devo dire che il ringraziamento va a tutti voi che avete partecipato, a tutti coloro che stavano lì e si sono fermati in mezzo. Scusa, credo che abbiamo fatto. Iniziava da domani. Non è domani. Scusate, no, infatti i nostri appuntamenti come comitati, no. Scusa, posso parlare pure io? Allora, parlo un po' per il comitato. Allora, io volevo che noi arrivassimo a definire attraverso i comitati, attraverso le persone che abitano nei diversi quartieri, un programma di lotta a partire da domani. No, domani il presidio è già stato fatto, cioè hanno preso già le firme di coloro che domani mattina saranno lì al presidio. Al presidio dove? Lì, qua. Scusi, non viene a scaricare nessuno domani? A me mi va bene, non vengono a scaricare nessuno. Domani non viene a scaricare nessuno. Scusate, va bene il presidio, ma io credo che siano necessari. Scusate, credo che ci sia necessità di forme di lotta di lungo periodo. Per sostenerle dobbiamo pensare a delle strategie che siano poco dispersive, che non ci costringono. Noi sappiamo che possiamo reggere la lotta se troviamo delle forme che non ci costringono a stare tutti i giorni e tutto il giorno da una parte, ma se ci organizziamo tutti quanti insieme. Allora, una delle proposte che era uscita dal presidio qua era quella di organizzarci per zone. Allora, la proposta è di ognuno nella sua zona va rallentando il traffico sulla, di rimpetto alla sua zona, per cui noi possiamo contare sui comitati della Laurentina e su tutti i vari comitati, Fregamore, Falcognana, Mulino, Castel di Leva. No, perché noi riusciamo, perché noi non blocchiamo, noi semplicemente rallentiamo, semplicemente. Mi chiamo Claudio. Per fare quello che tu dici e non avere problemi di nessuno, bisogna chiedere autorizzazione. Io non blocco, io attraverso la strada. Io attraverso la strada. Ascoltami, là c'erano tutti i comitati che dici tu e stavano lì. Tutti i comitati che dici stavano lì a prendere le adesioni e a stabilire i turni per poter fare quello che dici tu. Stare qui non ha senso. Ma io sono d'accordo, l'organizzazione è là, ancora non ha capito che ci andiamo. Sì, il problema propongo è che speriamo di andarci a riunire con tutti gli altri un ottimo risultato per stabilire, che sì, ma certo è quello che vogliamo tutti quanti, capito, no? Però non vorrei che dopo domani restiamo qui un'altra volta sull'Ardeatina perché non si è concluso niente. Da domani siamo qui sull'Ardeatina, non è che da domani. Dopo domani c'è il consiglio calendario di lotta. Ecco, e là tutti quanti, andiamo, perché là decidono il comune e in regione. Se noi siamo andati, capito? Una volta che hanno deciso, stamattina eravamo 10 in regione, ma una volta che hanno deciso sì o no, che fai? Come possiamo venire in circolazione? Rispondi. Allora, io infatti stavo chiedendo questo perché se una volta che hanno deciso di sì, che fai là sotto? Innanzitutto ce lo devono dire. Ma cosa fai? Ancora sta stanno. Io lo faccio qua, ancora. Io non ci vengo là, io lo faccio qua. Ma infatti c'è sta pure domanda. Perché io ho un termovalorizzatore e una discarica, so quello che significa. Siamo tutti sullo stesso piano. No, non stiamo tutti sullo stesso piano. Ma allora non dovresti fare questo. No! Non dovresti fare questo. Deve essere organizzata la cosa,
Dai, guarda che organizza, guarda qui la storia è lunga. Organizza pure 100 persone che stanno qua. La storia è lunga. Ma guarda, la storia puoi fare lunga quanto ti pare. Bastano 100 persone. In regione eravamo 10 persone. Bastano 100 persone qua che te ne portano 3.000. La recinzione del sito, che dovrebbe essere appunto destinato a questa nuova discarica, è in compagnia di Nadia, che è una abitante del luogo, che ci spiega un po' da quello che possiamo vedere qua, da questa visuale, quali sono, diciamo, le cose più sensibili e più, diciamo, vulnerabili. Sì, e poi fra l'altro ci troviamo al Divino Amore, una delle campagne più rinomate di Roma, e alle porte dei Castelli, ai piedi dei Castelli Romani. Sì. Questo sarebbe il sito dove vorrebbero portare Mala Grotta, quindi tutta l'immondizia di Roma, della città di Roma. Fra l'altro qua, come le dicevo prima, su quella cultura lì, su quella collinetta, c'è un'azienda agricola che verrebbe rovinata, ma una delle tante, perché qua si vive di pastorizia, di latte, di caseificio, in quello ritirano il latte per il granarolo. Dall'altra parte della collina c'è un'altra azienda dove fanno il latte di alta qualità, per la centrale del latte, per non parlare poi delle zone di Roma, del santuario del Divino Amore, tutte zone che verrebbero rovinate, e non solo questa zona, ma tutte quelle adiacenti, quindi la zona dei Castelli Romani andrebbe presa, anche Pomezia, Roma Sud, la zona dell'Euro, della Cecchignola, di Decima, anche perché l'aria poi la respiriamo tutti, no? Quindi figuriamoci, noi tante volte sentiamo l'aria di Mala Grotta, si figuri. Ci hanno dato delle rassicurazioni verbali, non iscritte, non per iscritto, non c'è nulla. Quindi noi finché non abbiamo nero su bianco, da qua non ci spostiamo. Faremo una protesta continua e duratura. Senta signora, lei da quanto tempo è che abita qui? 38 anni, da quando sono nata. E abitavo lì, in un'azienda qua vicino, da piccola. Ok, è sempre stata, insomma, abbastanza una zona vocazione agricola questa? Sì, e fra l'altro noi siamo anche già pieni di discariche, perché ce ne sono tre. A parte quella di Calcestruzzo vicino al raccordo anulare, all'entrata del raccordo anulare. Qua c'è il fluff, qui già c'è il fluff, che sarebbero gli scarti della plastica delle autovetture. Poi ce ne sta un'altra qua vicino in via Canestrini, che sono gli scarti dei carotaggi della metro. Buttati così l'hanno buttati, senza vasche di decantazione e senza niente. Questo hanno fatto. E questo è quello che ci troviamo. Grazie. Vengono a scaricare di noi.